Con Ascanio Celestini per presentare il suo spettacolo Rumba, l'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato a Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, 16 e 17 novembre 2023. Ben trovato, Ascanio. Bentrovati. Cos'è questo lavoro? È la terza parte di una trilogia che ho cominciato nel 2015 con lo spettacolo Laika. E 2 anni più tardi, nel 2017, ho portato in scena Pueblo. E poi adesso stiamo cercando di chiudere, insomma, questa trilogia. Dico, stiamo cercando di chiuderla, nel senso che in scena sto io e un musicista, Gianluca Casadei, che appunto ci ha accompagnato, insomma, anche nelle 2 tappe precedenti. E alla console, insomma, al mixer c'è Andrea Pesce. Tutti e 3 questi spettacoli hanno 2 personaggi che ritroviamo, insomma, sempre, che sono due che vivono nello stesso appartamento, nello stesso monolocale, che appunto siamo io e Gianluca, il musicista. Quello che racconta la storia sono io, il musicista partecipa ogni tanto con qualche battuta che sia negli spettacoli precedenti che in questo è sostanzialmente in playback, insomma. Il luogo nel quale si svolgono tutte e 3 queste storie è una porzione, una periferia che io immagino a Roma, ma può stare più o meno in qualsiasi città, almeno occidentale. Una periferia nella quale quest'angolo c'è un parcheggio, un supermercato, un magazzino dove lavorano soprattutto facchini africani, il condominio dove vivono questi 2 personaggi e altri, e un bar. In questo spicchio di periferia i personaggi sono una prostituta, 2 barboni, uno zingaro, la cassiera del supermercato, una vecchia pensionata, un'altra con l'Alzheimer, insomma, tutte persone che non entreranno mai nella storia, che se qualcuno le menziona nella cronaca nera, casomai. E in questi 3 racconti, appunto, si parla di questa periferia. Nel primo, Laika, il personaggio narrante, che interpreto io, racconta quello che ha visto. Nella seconda parte, Pueblo, racconta quello che immagina, perché non possiamo vedere tutto, e quindi dobbiamo fare anche lo sforzo di immaginarci la vita degli altri. In questa terza parte, Rumba, invece 2 personaggi, 2 coinquilini di questo monolocale, finalmente scendono nel piazzale, nel parcheggio, e in qualche maniera, invece di raccontarlo, questo parcheggio lo vivono insieme ai personaggi che normalmente l'attraversano. Era partito da subito come progetto di trilogia? In realtà no, nel senso che io ho debuttato con Laika appunto nel 2015, poi l'anno dopo ho incominciato a lavorare con un attore francofono, belga, che voleva mettere in scena appunto Laika. Contemporaneamente abbiamo fatto un progetto tra il Belgio e la Francia, tra Bruxelles, Liegi e Parigi, ed eravamo io, il musicista con il quale lavoro, appunto Gianluca Casadei, un traduttore in scena, Patrick Petit, e un'attrice francese che si chiama Violette Pallarotti. Ed era uno spettacolo un po' strano, perché era un po' in italiano tradotto, c'era la musica, c'era l'attrice che parlava in francese, e mentre facevo la regia con l'attore francofono e scrivevo il testo per me e per l'attrice francese, in qualche modo entrati uno nell'altro, e quindi questo spettacolo l'abbiamo fatto in Francia, che al tempo si chiamava Paesamento, è di fatto stato la base per la seconda parte del Pueblo. E visto che durante queste prove io scrivevo tanti racconti, ho pensato che in fondo potesse essere una trilogia, ma intesa più come un po' un arcipelago, le storie che stanno in ognuno di questi 3 capitoli, in realtà possono essere tranquillamente rimescolate, insomma, una parte delle storie del primo possono finire nel terzo, una parte delle storie del terzo nel secondo, perché sono veramente un po' tanti capitoli, di tante isole di un arcipelago, diciamo così. Qual è l'umanità e le pulsioni che esprime la tua periferia? È un'umanità che a me interessa per tanti motivi. Prima cosa perché non credo che il presidente del consiglio d'amministrazione di una multinazionale sia meno umano di un detenuto, di una prostituta o di un barbone. È che nella condizione di difficoltà, insomma, in qualche maniera di nudità proprio, di una persona povera, messa all'angolo, insomma, in questa nudità sia più facile vedere l'essere umano. Appunto, un ricco, benestante presidente di una grande azienda multinazionale mostra di sé un po' quello che vuole, insomma, si maschera facilmente, si mostra per come vorrebbe essere, diciamo così. È un detenuto che sta 22 ore su 24, chiuso in cella, in una cella per 2 persone, insieme ad altre 4, c'ha poco da mascherarsi, insomma. E poi Brecht scriveva: c'è chi vive sotto la luce e chi vive al buio. Il compito dello scrittore è illuminare chi vive al buio, insomma, e visto che appunto queste persone che vivono in una situazione di marginalità, la loro umanità anche viene a galla, viene illuminata solo quando succede qualcosa di violento e eclatante, vale la pena invece andare a cercare, insomma, quando ancora la violenza non gli ha acceso un riflettore addosso.
Lo spettacolo Rumba, l'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato a Roma, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, 16 e 17 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autore, attore Ascanio Celestini. A presto! A presto, grazie tante!